Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi sono qui a presentarvi i miei prodotti preferiti del periodo. Non sono solita fare spessissimo questa tipologia di video, appunto perché non mi piace mettere giù una cozzaglia di prodotti tanto per, ma siccome in questo periodo ho ricevuto tante cosine dalle aziende e ho comprato tante cose che fortunatamente mi sono tutte piaciute, cioè tutte no, ce ne sono state parecchie che mi sono piaciute, mettiamola così. Non vi farò vedere ovviamente le cose che non mi piacciono e quindi ho pensato di registrare questo video appunto per voi. C'è tanta skincare e tanto makeup. Ripeto, ci saranno sia prodotti che mi sono stati inviati e sia prodotti che ho acquistato io. Quindi ovviamente la mia opinione in merito è, come sapete, veritiera, perché se un prodotto non mi piace non sto qui a decantarlo inutilmente. Allora, cominciamo subito. Vista e stravista da tutte le parti, la spugnetta di Mulac Cosmetics è veramente un must have. È una spugna favolosa, rapporto qualità-prezzo ottimo, strausata come vedete, quindi ve la consiglio assolutamente. Sempre di Mulac, vi faccio vedere un prodotto che per me è un ni, però ha dei pro e dei contro che vi voglio insomma illustrare. È la cipria Seal de Deal nella tonalità yellow, perché la bianca per me è, non lo so, la vedo troppo bianca, che avete visto in tutte le salse. C'è anche un video presentazione applicazione sul mio canale che se volete potete andare a vedere. Perché è un ni? E perché l'ho inserita nei preferiti? È un ni perché viene presentata come una tipologia di prodotto che secondo me non è. Non è una cipria opacizzante, è una cipria dall'effetto soft focus, molto setificante, ma assolutamente non opacizza nulla. Quindi è un'ottima cipria per le pelli secche, se volete andare a fissare il contorno occhi in maniera delicata e se volete fare appunto un'incipriatura, un effetto molto bello in fotografia, ma che purtroppo almeno su di me non dura assolutamente nulla. Questa cipria non opacizza, però appunto l'ho provata su tantissime persone con pelle secca e invece ho avuto un buon risultato, quindi per quell'uso lì è un'ottima cipria e è una mia preferita. Per l'altro uso, cioè su di me non la uso perché non riesco ad opacizzare la mia pelle misto grassa, e soprattutto ha questa confezione veramente terribile, che è veramente un macello da usare. Io ci ho messo un pezzetto di cotone sopra perché ha dei buchi giganteschi, è piuttosto bulky, piuttosto grossa e veramente scomoda da portare sul lavoro. E però insomma, ecco, per quell'uso lì che vi dicevo è un'ottima cipria. Sempre parlando di makeup e sempre parlando di prodotti che invece ho acquistato io, voglio parlarvi di alcuni prodotti di Mesauda che mi stanno piacendo tantissimo. Vi sto parlando dell'illuminante Light & Bronze Terracotta Illuminante nella tonalità 102 Rose Gold, che è quella che indosso io. Allora, dovete comprare questo illuminante. So che tutta YouTube collabora con Mesauda, io no, quindi questi sono prodotti che ho comprato io, perché incredibilmente nella mia città, dove non c'è nulla, c'è una profumeria che rivende Mesauda, incredibilmente, allora ho detto voglio provare qualcosa, visto che in tanti ne parlano bene. Questo prodotto, in un'altra colorazione, l'avevo visto in un video di Veronica Lady Ciccone, mi era piaciuto un sacco. Allora, vedendolo così, sembrerebbe una cipria cotta, shimmer, niente di che. Quando l'andate a sbocciare sentite una parte siliconica veramente importante, che una volta trasferita sulla pelle dà un effetto veramente specchiatissimo. Non va assolutamente nei pori, ha una consistenza veramente liquida, lo potete stratificare tantissimo e io lo trovo meraviglioso, cioè io penso che sia l'illuminante più bello che io abbia mai provato, e ne ho provati tantissimi. È veramente, sembra quasi una crema quando l'andate ad applicare. Comunque ripeto, lo indosso adesso, sono molto truccata perché ho fatto delle foto, quindi bella strong e non ho messo molto, però veramente l'effetto è sempre trasparente, liquido, una cosa spettacolare. Infatti penso che lo andrò a comprare anche nella tonalità, mi pare fosse Platinum, insomma la 101 se non sbaglio, quella più chiara. Tra l'altro l'ho trovato in sconto perché è nel vecchio pack e l'ho pagato tipo 6,50 €, quindi correte a comprare questi illuminanti. Sempre di Mesauda ho voluto provare una matita nera, che è quella che indosso adesso,
è la Aquacol, quella waterproof, la 101, quindi quella nera, che viene definita, io ho sentito spesso dire che è una matita bellissima, io la indosso adesso, ho fatto questo smoky praticamente solo con la matita. È una matita morbidissima che vi dà il tempo di lavorarla, però allo stesso tempo si fissa in una maniera incredibile, non sbava assolutamente e io la sto veramente amando, anche questa ha un prezzo assolutamente ragionevole, ve la straconsiglio. Poi due prodotti che mi sono stati regalati da mio amico Emanuele e sono il Total Control Drop Foundation di NYX che vi ho già fatto vedere in più video, nella tonalità Classic Tan. Io ho sempre snobbato questo fondotinta, l'ho sempre reputato un fondotinta, non so, sai, quei preconcetti che si hanno. Invece da quando lo sto usando ho scoperto il fondotinta della vita. Assolutamente lo ricomprerò quando sarà finito, lo proverò anche in altre tonalità probabilmente perché veramente mi sta entusiasmando. Tra l'altro adoro il fatto che sia piccolino, sebbene siano comunque... no, sono 13 ml, quindi poco, insomma, però il fatto che è piccolo mi dà la possibilità di non tenerlo lì a marcire e soprattutto io perché non mi trucco proprio tutti i giorni, non ho esigenza di truccarmi tutti i giorni perché lavoro prettamente in studio all'interno, quindi non vedo tutti i giorni persone e poi è comodissimo anche da portare in borsa, insomma, comunque nella trousse e è veramente stracomodo. È leggerissimo ma molto coprente, dà un effetto mattificante ma non esageratamente, ha tutto quello che io cerco in un fondo. Non è assolutamente long lasting forever, però in quelle situazioni lì metto il Prolongwear o lo Studio Fix di MAC, però per un uso quotidiano ma comunque performante questo è straconsigliato. Poi, sempre il regalo di Emanuele, sto adorando questo Blushing Fabric Second Skin Blush di Giorgio Armani. È un blush in crema che però ha veramente una texture stratosferica. Praticamente, vabbè, questo è un colore piuttosto intenso, è un ciliegia. Praticamente esce fuori così dal tubicino, voi lo andate a sfumare e si sfuma in una maniera incredibile. Cioè diventa impalpabile, non fa mai macchia, mai, nemmeno se lo mettete così di fretta, ha un effetto super naturale, non va nei pori, è perfetto anche per chi ha una pelle un po' problematica con dei pori un po' dilatati e dura tantissime ore. Io non conoscevo questa tipologia di prodotto, guardate che meraviglia, anche sfumandolo, proprio è fotonico. E poi la cosa bella è che non macchia, cioè nel senso che comunque si fissa sulla pelle, adesso non era ancora fissato, ma non fa quell'effetto stain che poi vi macchia la pelle, è una cosa che a me non piace assolutamente. Passando a dei prodotti che mi sono stati inviati, mi stanno piacendo tantissimo i rossetti nuovissimi di Cera Lèvres di Neve. Io ero molto scettica perché il rossetto è una di quelle categorie in cui ci vuole molta expertise per farli durare, è molto difficile trovare, diciamo, un compromesso. Questi rossetti per tutti i giorni sono ottimi, a parte che sono molto ben concepiti nel packaging, mi piace moltissimo anche la loro forma, che è una forma normalissima, però è sondata sopra, quindi non lo so, li riesco a mettere con facilità e sto amando soprattutto i nude perché i colorati li ho provati poco, devo dire la verità, e sto usando tantissimo questo qui che è panna cotta e l'altro nude di cui adesso mi sfugge il nome, poi magari ve lo scrivo, che adesso non ho più perché sta in borsa, praticamente lo tengo in borsa e lo metto a rotta di collo. Sono dei prodotti molto idratanti. Sono dei soft matte che spero si fissano, veramente durano tanto. Certo, non sono rossetti da grandissime occasioni, però per tutti i giorni, se volete una cosa appunto, come dicevo prima, per il fondotinta performante ma allo stesso tempo confortevole, questi mi stanno piacendo tanto tanto. Poi, sempre di Neve, si veramente classifica come uno dei prodotti dell'anno il Brow Model, l'Eyebrow Gel. Quello che uso io solitamente è il Lisboa Ebony, che veramente sto consumando tantissimo perché questo prodottino è veramente un salvavita. Funziona, fa delle belle sopracciglia bushy, quindi pelose, le ferma e veramente è un prodotto che sto adorando. Sempre riguardo le sopracciglia, ho ricevuto questa serie di matite da The Balm.
sono le Farrocious. Comunque sono le Brow Pencil, le loro matite così, e sono fantastiche. Spero solamente che facciano un colore più scuro, perché questo è il dark brown, ma non è tanto tanto dark. Vorrei che facessero anche magari un colore, un grigio scuro, un nero, perché a volte per andare a creare tridimensionalità su una persona con il pelo piuttosto scuro, questa la vedo un po' trasparentina, però sono veramente comodissime. Hanno la mina così, questa praticamente sta a metà perché l'ho quasi, cioè la sto usando tantissimo. E poi hanno il pettinino dietro, quindi comodissime. La punta si fa da sola, quindi ce l'avete sempre pronta, e riesco proprio ad ottenere quell'effetto pelo pelo, e ho veramente capito che per me ci vuole la matita per fare le sopracciglia che mi piacciono, quindi queste le sto veramente stra usando. Poi a breve farò un tutorial con un brand che si chiama Peterac, di cui già vi ho parlato tempo fa, e sto continuando ad utilizzare con successo i loro prodotti viso, che io trovo veramente eccezionali. Le cose che mi piacciono di più sono la cipria, che è praticamente finita, come potete vedere, è la Alabastro HD3E. Io credevo che questa cipria fosse la solita cipria appunto piena di oli, che andasse un po' a fissare ma che non reggesse un tubo, insomma un po' le solite ciprie naturali, diciamo, ecco così. Invece questa cipria, ragazzi, funziona veramente tanto, sembra una cipria di profumeria, non sembra una cipria di un brand naturale, è veramente, ha delle proprietà fissanti notevoli su di me, che ho una pelle misto grassa. E devo dire che mi ha veramente piacevolmente sorpreso. L'ho ripresa anche in altre due colorazioni che vi farò vedere presto in azione. È un made in Italy, vegan ok, cruelty free e vegan, e non è biologico certificato, ma comunque sono ottimi prodotti. Idem, sto provando da un bel po' la Terra Namib 58O, che è sempre della stessa linea, e anche questa mi piace tantissimo perché ha un colore perfetto per fare bronzing, sculpting tutti i giorni, cioè voi prendete un pennellone, fate così e state a posto. E questi due oggetti li tengo nella mia trousse, io tra l'altro ho una trousse rotonda e questi ci vanno incastrati benissimo. E la cosa che mi piace molto è che sono leggeri, cioè questa confezione di cartone è rigida al punto giusto, quindi protegge il prodotto, però è leggera, quindi non vi dovete portare appresso queste cose di plastica con lo specchio che vi pesano un botto. Quindi prodotti per il viso Peterac, tra l'altro vi parlerò poi in futuro anche del correttore che sto ancora testando, ma che mi sta dando delle ottime soddisfazioni. Penso che per il make-up siamo a posto. Questo periodo ho ricevuto e acquistato un po' di prodotti per la skincare che mi stanno veramente entusiasmando. Allora, parto con il contorno occhi che sto usando ultimamente, che ho preso io. È della marca Apivita, che è una marca, se non vado errata, greca. Vediamo un po'. Non c'è scritto. Vabbè. Comunque è un contorno occhi antirughe che si può applicare anche sulle labbra, a base di 94% di ingredienti naturali, e si chiama Wine Elixir. Contiene all'interno vite rossa e cera d'api. È senza siliconi, senza propilene glicol, senza oli minerali, quindi è un prodotto naturale. Apivita è un brand che fa cose appunto a base di cera d'api e ingredienti naturali. Questo è il pottino, lo sto usando da 2-3 settimane e mi sta piacendo tantissimo perché è molto idratante, antiossidante, sgonfia bene, e la cosa buona è che si può usare anche sulle labbra. Ha questa consistenza piuttosto corposa, che però non è assolutamente grassa, si assorbe subito e riesco a truccarmi facilmente. Io sono sempre alla ricerca del mio contorno occhi perfetto, il mio preferito è il Natural Snail di Victoria Beauty,
che non ho ancora ricomprato perché costa un sacco di soldi, quello è veramente il cotonocchi della vita, però anche questo devo dire che non mi sta dispiacendo affatto. Parlando invece di cose ricevute, che vi ho fatto anche già vedere un po' su Instagram, anzi se non mi seguite su Instagram ricordatevi di iscrivervi, di seguirmi, perché lì insomma posto un sacco di stories con delle prime impressioni dei prodotti. Ho ricevuto dei prodotti da un brand che credo sia di Berlino, sì, esattamente, si chiama Hello Body, questo qui l'avrete visto sicuramente su Instagram, uno di quei brand un po' Instagram style, e ho sempre pensato che fossero dei prodotti, devo dire che in questo periodo mi sono dovuta ricredere molto su tante cose, e ho ricevuto questo set che consta anche di una crema che però io non ho ancora provato, quindi non ve la posso, diciamo, encomiare perché non l'ho provata ancora. Questi prodotti sono fantastici, costano, perché un set del genere mi pare che costi su 90 euro 4 prodotti, quindi stiamo circa su, mi pare che lo scrub costi 25-26 euro, comunque poi vi metto tutto nell'info box, insomma costano, però devo dire che ragazzi, cioè, abbiamo veramente una qualità altissima. Vabbè, il concetto di Hello Body è comunque del naturale, con il glamour, quindi ingredienti organici, non testati sugli animali, con comunque ingredienti provenienti da agricolture sicure, eccetera. Io ho provato questi tre prodotti, ne sono rimasta estasiata. Allora, il Coco Pure Detox Coffee Face Scrub è uno scrub al caffè e cocco. Allora, ha un odore, cioè, paradisiaco, ed è veramente, veramente uno scrub. Cioè, io quando mi metto in faccia quegli scrubicini da oratorio, io mi incavolo tantissimo perché ho sta pelle, sta cotica di maiale, e ho bisogno invece di sgraffignare per bene. Quindi abbiamo acqua, glicerina, caolino, quindi abbiamo un'azione astringente, semi di caffè tritati, poi abbiamo guscio di noce e altre tante cosettine carine carine, burro di karité, olio di cocco, olio di mandorle dolci, insomma tantissime cose. Vi devo far vedere la consistenza perché è una cosa, cioè sembrano delle robe da mangiare. Questa è la consistenza. E proprio scrubba che è una meraviglia, cioè guardate, ha questi grani all'interno, così, e veramente, cioè vi scrubba la vita, vi scrubba la faccia benissimo, proprio è un prodotto che io, è commovente veramente, probabilmente, sono onesta, non l'avrei comprato se non me l'avessero inviato, nel senso che sono sempre quei prodotti che fin quando non li provi, non è facile convincersi a prenderli, soprattutto per il loro costo, però siccome ho visto che ultimamente fanno anche dei belli sconti ogni tanto, mi pare che i set stessero al 50% o al 40% ultimamente, se volete farvi un regalo, se volete fare un regalo, prendeteli, perché veramente io non credevo che fossero così buoni, devo essere sincera. Poi abbiamo, faccio vedere prima questa, la Cleansing Foam Detox, quindi è una mousse così, di quelle che si agitano ed esce fuori la spumina, che ha sempre una funzione appunto disintossicante, astringente, è molto delicata ed ha un profumo che ciaone. La faccio vedere, vedete? Così, voi la massaggiate. Ha sempre un odore che è qualcosa di meraviglioso. Poi tra l'altro la cosa bella è che non sono degli odori chimici, cioè si sente proprio che dentro c'è l'olio di cocco e il caffè, per esempio nello scrub, perché sanno proprio di roba da mangiare, non è un odore chimico. Pure questa è veramente buonissima, delicatissima, io per esempio non ho neanche bisogno di mettere crema dopo. Poi l'ultima cosa è questa maschera al fango detox, sempre con all'interno il cocco, tutti questi ingredientini qui, è una cosa fenomenale. Perché poi sono dei prodotti idratanti ma allo stesso tempo astringenti, il che è favoloso, cioè guardate, c'ha un profumo bellissimo, è veramente rinfrescante perché all'interno appunto c'è il fango, quindi
È bello perché avete questa splendida sensazione di idratazione, però allo stesso tempo non sono quei prodotti troppo pesanti, troppo grassi. Quindi per me che non posso mai usare queste coccole dolci per il viso perché spesso sono per me troppo idratanti, questa maschera qui come tutta la linea riesco veramente ad utilizzarla bene, con soddisfazione e hanno veramente un'efficacia che io, insomma, non è che fanno miracoli, però mi trovo veramente bene. Sempre parlando di skincare per pelli misto grasse, vi vado a far vedere gli ultimi prodotti che mi sono stati inviati. Allora, questa è un'altra di quelle cose, tutta sozza perché l'ho usata ieri sera. Questa è un'altra di quelle cose che pensavo fosse una boiata galattica, e invece sono rimasta veramente stupefatta. È la Glam Glow Super Mud Clearing Treatment Mask Strong Purifiant. Praticamente è la famosissima maschera di Glam Glow, che è quella marca che vediamo praticamente ovunque, quali mi hanno inviato questa loro best seller, e se mi seguite su Instagram già sapete cosa ne penso, e cioè che questa maschera è la vita. All'interno ha acido lattico, acido glicolico, una serie di acidi al 4,4% se non mi ricordo male. È una maschera quindi schiarente, esfoliante a livello appunto chimico, ha un'efficacia veramente galattica. È chiaramente sconsigliato usarla in maniera troppo stronga adesso perché non so se sapete che l'acido glicolico è fotosensibilizzante, quindi dopo che utilizzate questa maschera dovete mettere uno schermo al viso, insomma un filtro solare. Comunque questa maschera qui è seborregolatrice, astringente, purificante, affina la grana della pelle grazie alla presenza degli acidi. All'interno ha la radice di liquirizia, ha l'eucalipto, quindi come vi ho detto su Instagram sa di sambuca, hashtag sa di sambuca, quindi sa veramente di caramella per la gola balsamica. È un prodotto veramente efficace, all'interno ha una lista di ingredienti e di agenti veramente lunghissima. Si capisce che è un prodotto che ha un'expertise dietro. Io ho sempre temuto che fosse, insomma, il classico prodotto hyped sulla rete perché era carino, perché era famoso. Invece veramente è una marca, tra l'altro ho scoperto essere Estée Lauder, se non vado errata. E quindi, insomma, parliamo comunque di una casa che fa prodotti che hanno un senso. Costa parecchio, mi pare sulla sessantina di euro, però su Sephora vendono anche la mini taglia, la 20 grammi mi sembra, che è, insomma, che mi pare costi sui 25-29 euro, che se la volete provare è accessibile, insomma. Comunque ne basta veramente pochissimo, io l'ho usata abbastanza. Ma le prime volte la prendevo direttamente dal cap, diciamo, quindi non ce ne vuole tantissimo a livello di quantitativo. E quindi se avete la pelle impura o magari con qualche segnetto e volete provare a schiarirla, questa maschera è molto efficace. Ultimi prodotti che mi sono stati inviati da Estée Lauder tramite Octoly, io ringrazio tantissimo sia Estée Lauder che Octoly per aver inviato questi prodotti, è questa coppia, di questa combo di appunto di prodottini che sto usando tantissimo e che mi stanno piacendo molto. Allora, parliamo della linea Nutritious Microalghe, questa qui, che costa di un gel per la pulizia purificante e, diciamo, pore refining. È una linea che sicuramente non è naturale, non è bio, vegan, eccetera, eccetera, però è veramente strong se volete fare qualcosa per una pelle con molte imperfezioni. È estremamente purificante. Allora, questa non la consiglio se avete una pelle super sensibile, però se ogni tanto volete dare quel bel rush di pulizia al viso, questa è ottima. Questo l'ho usato non
tantissimo perché lo alterno ad altri prodotti perché comunque, ripeto, è piuttosto strong, quindi lo uso più che altro la sera, la mattina uso qualcosa di un po' più idratante. Hanno un profumo molto fresco, molto appunto salino, di alga, e mi piacciono molto. Sono molto contenta che Sellora abbia fatto una linea di prodotti, diciamo, anche per noi che abbiamo un po' di imperfezioni. All'interno abbiamo estratto di cetriolo, di asparago, di alghe, appunto echinacea purpurea, ginseng, fermenti lattici, insomma abbiamo un sacco di ingredienti efficienti, c'è anche la spirulina, ma soprattutto mi sta piacendo tantissimo il tonico. Questo è agitato perché l'ho usato poco fa. Comunque è un prodotto bifasico che si miscela, una parte quindi un po' più lattiginosa, una parte più liquida, e diventa una specie di lozione, come si chiama, di essenza, tipo quelle coreane che vanno tanto adesso, e ha una proprietà levigante e pore minimizer. Ha la stessa ingredientistica dell'altro prodotto, solo che questo c'ha l'alcol, quindi io personalmente amo i tonici alcolici, non sempre, però in alcuni punti del viso, soprattutto in determinati periodi dove ho un po' di infezioni eccetera, il tonico alcolico non mi dispiace. Sto cercando di non sprecarlo. Sono circa, allora questo mi è arrivato il 20 aprile, quindi sono circa una ventina di giorni che lo sto utilizzando mattina e sera, e per non sprecarlo, invece di metterlo sul cotoncino, lo metto direttamente sulla mano e lo vado a tamponare. In questo modo ne sprecate molto molto poco e vi dura un sacco. Quindi veramente questo tonico molto molto buono. Devo dire che, pur essendo dei prodotti abbastanza strong, però non sono particolarmente aggressivi. Quindi adesso continuerò ad usarli, però per ora sono sicuramente promossi. Bene ragazzi, il video dei preferiti è terminato, spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere se qualche prodottino di quelli che vi ho mostrato vi incuriosisce, se avete come al solito delle domande in più fatemelo sapere perché sarò ben lieta di rispondervi. Io voglio sapere assolutamente quali sono i vostri preferiti del periodo, quindi comunicatemeli qui sotto nel box dei commenti, come al solito cerchiamo di scambiarci dei consigli utili e creare una bella appunto community. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel like ed iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per non perdere i miei prossimi video. Io vi mando un bacione e vi aspetto al prossimo video, ciao!